Buonasera a tutti, siamo qui dalla sala consiliare del comune di Schitella per parlare del nuovo libro di Don Francesco Agricola. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio i telespettatori che ci stanno vedendo in diretta in questo momento, ringrazio il principe Christian Agricola, un cognome che è popolare qui in questo paese, Peppino Laganella che è giornalista, storico e autore di tanti volumi sulla storia locale di Schitella, e l'autore Don Francesco Agricola, anche lui è un cognome che sembra del posto, è vero? Io sono Giuseppe Saldutto, mi occupo anche io di giornalismo e sono collega di Peppino, con cui abbiamo anche una grande amicizia. Io vorrei passare in questo momento al principe Christian Agricola. Abbiamo questo onore qua in Schitella, un onore importante stasera di avere una presenza importante che è collegata anche a Schitella, e ci direte se ci sono delle novità in merito a qualcosa che è stato ricercato e se si è trovato, ci spiegate un po' questa cosa qui. Passerei per come dire all'ospite di questo paese il microfono per darci un saluto e qualche novità. Grazie. Allora, buonasera a tutti, sono stato già presentato abbondantemente. Innanzitutto voglio ringraziare Giuseppe, lo storico Giuseppe Laganella, nonché anche nostro cavaliere dell'ordine di famiglia, e ringrazio anche Don Francesco Agricola, che ovviamente ho portato anche un dono. Sono stato in Terra Santa poco prima dell'inizio della guerra e ho portato anche un dono benedetto da sua eminenza il cardinale Pizzaballa. Ovviamente io sono felicissimo innanzitutto perché ha avuto prima di essere cardinale era frate minore e venne a Schitella per merito di padre Severino da Parma, cognato di Michele di Bella. Ok. Trascorsi il mese di agosto qua, così meravigliato per il paesaggio, eccetera. E andavo a dice che mi stava a Gerusalemme, quindi ci conosce la via di Romagnolo. Sì. Sì. Molto parati. E io come cavaliere dell'ordine questo Santo Sepolcro di Subcolazione Pontificia, quindi facendo questi viaggi in Terra Santa, e oggi ho ritenuto anche opportuno l'importanza della presentazione di questo libro su Papa Benedetto XIII, di portare proprio le decorazioni dell'ordine del Santo Sepolcro che è di Subcolazione Pontificia, perché quale migliore occasione di questa oggi poter venire anche in veste ufficiale sotto questo aspetto qui da voi Don Francesco. Abbiamo realizzato insieme all'archivio Corder Morosini, che è un archivio che risale al 1878, attualmente il curatore è il conte Enzo Modulo Morosini di Risicale e Sant'Anna Morosina, un piccolo libricino, un piccolo opuscolo che consegnerò ai presenti, in tiratura limitata, che ovviamente parla dei brevissimi cenni storici, diciamo, di Papa Benedetto XIII, ma soprattutto parla del suo blasone, del blasone della famiglia, che non dimentichiamo che il blasone non è null'altro che il DNA anagrafico, quindi è l'antichissima carta d'identità che rappresentava la persona e rappresentava la famiglia o il posto o il luogo dove è nato, dove ha vissuto, o qualcosa di importante, come nel caso lui era un domenicano, ha inserito all'interno del suo stesso stemma anche lo stemma dei domenicani, e qui ci arriveremo con calma sotto questo aspetto. Ecco, quindi non andrò ad intaccare la presentazione del libro in sé, ma andrò a parlare, diciamo, di una materia, di una tematica un po' più diversa da ciò che di solito, ecco, noi conosciamo. Ho letto ben due volte queste 137 pagine di libro, le ho mangiate come non mai, perché non sono un grandissimo lettore, mi piace la storia, però me le sono mangiate queste pagine, e questo è stato bellissimo per me. Ovviamente io di questo opuscolo leggerò moltissimo, perché si parlerà in maniera tecnica, in maniera scientifica, e devo evitare di commettere errori, non perché non si possa parlare, ma evitare proprio di commettere errori. Ovviamente sono aperto alle domande, anche alle domande con il pubblico, con tutti quanti voi, senza nessun tipo di problema.
Vi ringrazio e ringrazio di nuovo anche Don Francesco per aver dato la possibilità alla nostra Accademia di anche patrocinare il vostro libro. E vi ringrazio a nome di tutte le delegazioni, sia in Italia che le delegazioni estere. Noi siamo circa 3.800 membri ad oggi. E questa è l'Accademia, infatti l'Accademia si chiama Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola. In Italia è registrata come Accademia Conservatrice e come Università e Post Università, di cui mi onoro di essere il rettore. Grazie. Ovviamente qui partiamo direttamente dal blasone della famiglia Orsini, che è questo qui. Ovviamente, come tutti sappiamo, io non parlerò di cenni storici di Papa Benedetto, ma semplicemente darò qualche cenno. Papa Benedetto XIII fu il primogenito della famiglia dei duchi Orsini, che oltretutto loro non sono il ramo principale, sono il ramo collaterale, perché sono gli Orsini di Gravina. Il ramo principale sono i duchi Orsini di Bracciano. Parlando del suo blasone, quindi il suo DNA anagrafico, che oggi chiameremmo sostanzialmente la sua carta d'identità, cosa che anticamente purtroppo non esisteva, la sua arma è un partito nel primo bandato d'argento e di rosso, dal capo primo caricato da una rosa di rosso bottonata d'oro. Qualcuno la descrive praticamente anche la stessa rosa fogliata di verde, sostenuto da una trangla cucita d'oro caricata da un'anguilla d'azzurro serpeggiante in fascia, nel secondo d'azzurro la torre di tre pacchi d'argento chiusa e finestrata di nero, terrazzata di verde, uscente dalla punta, dal corpo della religione domenicana d'argento al mantello di nero, caricato dal cane d'argento, rivolto e coricato sul libro stesso, incollante una torcia accesa e sormontato da una corona all'antica, d'oro racchiudente un gambo del giglio fiorito al naturale, posto in banda e un ramo di palma naturale, posto in sbarra, il tutto sormontato da una stella d'argento e il tutto accollato ovviamente dalle chiavi pontificie decussate, adossate una d'oro a destra e l'altra d'argento a sinistra, con gli ingenni traforati in forma di croce alta e legate da un cordone di rosso nappato nello stesso, timbrando dal triregno papale d'argento con applicate tre corone d'oro, cimato da un piccolo globo sostenente una crocetta nello stesso foderato di rosso. Dal triregno pendono due infule di rosso, frangiate d'oro e caricate ciascuna della crocetta d'oro che avvolgono le chiavi. Lo stemma papale, nella rappresentazione del secondo partito, che qualcuno potrebbe pensare che sia lo stemma di Gravina, di fatto è lo stemma della famiglia della duchessa Tolfa, quindi della mamma del pontefice stesso. Cosa ci dice praticamente? Nell'annuario pontificio, quindi del libro d'oro pontificio, questa qui non viene definita anguilla nel trangiato d'oro, ma praticamente è una biscia. Ma molti sono convinti che era un'anguilla dovuto a Gravina, il mare, i laghi, i fiumi, tutta una serie di cose. Non è così, perché se andiamo a Piazza del Piscione c'è il Palazzo Orsini e da lì deriva la cosiddetta biscia, che volgarmente all'interno di moltissimi testi viene definita la stessa anguilla. Sulla questione invece lui ha tenuto, ovviamente avendo rinunciato il titolo, quindi primogenito di duca, ha voluto ricordare un inquartato come se si fosse sposato, quindi realizzando un blasone dove ricorda, ecco, la moglie, e in questo caso ha voluto ricordare la sua madre, sua mamma, ma proprio apponendo lo stemma della mamma stessa. Al di sopra invece vediamo lo stemma dei domenicani, dove a differenza di quello dei carmelitani è mappato in nero e in bianco con un cane. Perché il cane? Perché, come ci racconta in alcuni aneddoti, in alcuni libri, la mamma di San Domenico, quando San Domenico nacque, sognò un cane con una lancia rossa sulla bocca. Ecco perché si chiamano domenicani, domini canis, i cani della chiesa. Questa è la motivazione. Perché i cani della chiesa? Perché loro semplicemente
loro diciamo avevano un brutto ruolo, quello di comunque controllare la chiesa, controllare ecco, tutta una serie di situazioni. Il triennio, ovviamente, la chiave d'oro rappresenta in questo caso il potere spirituale del pontefice, e la chiave d'argento è il potere terreno che il pontefice stesso aveva. Andando avanti, abbiamo ritrovato anche, e sono presenti, cosa molto particolare che non è stata... Questo libricino ovviamente io lo consegnerò, come già detto all'inizio, dove troverete degli appunti comunque abbastanza interessanti che abbiamo deciso di fare. Abbiamo ritrovato anche, grazie ad alcune ricerche storiche fatte insieme a degli studi e tutto il resto, queste sono delle reliquie di Papa Benedetto XIII, di cui sono presenti a Messina, ed altre invece sono presenti al Museo di Padova, al Museo dei Papi, dove c'è un piccolo cranio, perché nel 1734 fu avviata una causa di beatificazione per Papa Benedetto XIII, e quindi erano state incominciate ad essere trafugate queste reliquie proprio per dare la possibilità. Altra cosa molto importante: la rosa che vediamo all'interno dello stesso mappato che vi ho fatto vedere prima, quella rosa è semplicemente, eccola qui, questa è la rosa che veniva data dai papi, dai pontefici. Nel 1052 San Leone IX donò la prima rosa, che è questa, la donò al barone di Casa Orsini, e proprio in un decreto, io comunque qui ho fatto una specifica, dice chiaramente questo. Preferisco leggerlo perché, come ho detto, è molto più importante. La rosa d'oro viene benedetta dai papi, perché questa è una nota araldica che ho voluto dare. La rosa d'oro è una distinzione onorifica attribuita dai papi della Chiesa Cattolica. Infatti si trattava inizialmente di una singola rosa d'oro, in seguito di un ceppo con più rose in oro e pietre preziose. La rosa d'oro viene benedetta dai papi la quarta domenica di Quaresima, detta Domenica Laetare e Domenica della Rosa. Non è nota l'origine di questa cerimonia, collocata intorno all'inizio dell'astronomico della primavera. Certamente la stagione delle prime fioriture dava spunto in molti luoghi e feste particolari. Ad esempio, nel X secolo a Roma vi era un'usanza popolare che celebrava la vittoria della primavera sull'inverno e chiasse, feste nelle quali si adornivano dei fiori, persone, case e vie, mentre i bizantini nella terza domenica di Quaresima celebravano una festa in onore del santo legno della croce, al quale rendevano omaggio con fiori. Certamente il rito della benedizione della rosa era già in uso prima del pontificato di San Leone IX, 1049-1054, il quale chiese ai monasteri da lui fondati in Alsazia una rosa d'oro già fusa o il quantitativo d'oro sufficiente a confezionarla. La richiesta doveva essere soddisfatta in tempo per celebrare la Domenica Laetare. Nei primi tempi il Papa benediceva la rosa d'oro nel corso della liturgia che si teneva nella Basilica Romana di Santa Croce di Gerusalemme e il suo rientro nel Palazzo Lateranense. La donava al prefetto della Urbe, che aveva partecipato al rito a nome della città. La rosa d'oro indicava gioia, allegrezza per la Pasqua imminente e simboleggiava il Cristo all'unico Signore. Si chiedeva che la Chiesa, per mezzo delle buone opere, potesse associarsi alla fragranza di quel fiore, espandere il buon profumo di Cristo nel mondo. Successivamente i papi cominciarono a consegnare la rosa d'oro ai sovrani, anche ai santuari, mentre la cerimonia aveva luogo nella sala dei paramenti del Palazzo Vaticano. Chi la riceveva in dono veniva riconosciuto di portare il buon odore di Cristo con la vita delle opere a servizio della Chiesa. Anche il dono è una Chiesa riconduce allo stesso significare, portare Cristo al mondo. Questa rosa d'oro, se vediamo al centro, poi lo noterete all'interno del libricino che vi verrà dato, porta proprio il sigillo di Papa Benedetto XIII, che ha donato lui stesso alla Chiesa di Benevento, al Patriarcato di Venezia e a una famiglia nobile di Genova. Grazie per l'attenzione.
Don Francesco Agricola, invece, voglio domandare direttamente, ma la domanda è pure rivolta a Peppino Laganella. In un territorio piccolo, diciamo così, come Ischitella, ho notato che c'è una grande produzione di libri, di presentazione di libri, c'è un'attività fervente di attività per lasciare ai posteri una testimonianza delle tracce storiche. Come nasce, Don Francesco, questo tipo di pubblicazione? Perché avete pensato di omaggiare questo personaggio? Questo è un progetto che risale agli anni 70. Cioè, siccome prima non potevamo iscriverci come sacerdote all'università, e allora perché? Io ricordo, per fare gli esami di maturità classica, quell'anno non l'ho fatto perché il vescovo Monsignor Cesarani, che è riportato nel libro, mi ha detto: senti, se ti vuoi fare prete, io non ti do il permesso di fare gli esami di maturità classica. Se poi non decidi di non farti prete, allora ecco il permesso. E allora io, essendo un po' paziente per natura, ho detto: vabbè, poi si vedrà. Ed è stata l'occasione, verso gli anni 75-80, che ho avuto modo di andare a fare gli esercizi spirituali verso Bolzano, e là ho incontrato Monsignore, che aveva scritto di lui, teologo, e ho detto: scusate Dio, ma perché i nostri vescovi del sud non vogliono che noi diventiamo istruiti? Siamo ignoranti? Se siamo ignoranti, allora è meglio non fare né prete e neppure il professore. Ha detto: ma ci penso io. Ha scritto al rettore della Pontificia Università del Laterano, Monsignor Piolanti, tedesco. Allora ha detto: ma ci penso io. Tu sei sacerdote dal 64, ecco, ti abbono alcuni esami che non fanno parte del corso. E quindi piano piano, quando il vescovo Cesarano ha saputo che mi sono scritto alla Università del Vaticano, in silenzio. Ripeto, forse può sembrare una cosa strana, i nostri vescovi non è che erano tutti laureati, però non permettevano ai sacerdoti di alzare la testa per dire: io voglio andare a Roma. Ancora oggi, se qualche sacerdote si permette di dire al vescovo: io voglio andare a Roma, no, di stare in parrocchia, di assistere i malati e così via, come se l'istruzione fosse una cosa di poco conto. In conclusione, allora dovevo presentare la tesi di laurea. Che argomento? C'erano altri sacerdoti pure del nord, ma più del centro Italia, e dice: guarda, scegli Monsignor Orsini, erano sacerdoti di Lecce, pugliesi, c'è una grande figura. E allora dovevo avere il sinodo. Per avere il sinodo non ne parliamo. Nell'archivio parrocchiale di Ischitella io non l'ho trovato. Ricordo, carte per terra, poveri archivi. Ma c'è stata una pubblicazione, sia al sinodo che alla Pecchia. Sì, però io... Ma mica poteva andare a... Doveva andare all'archivio storico di Napoli per avere il sinodo. E allora c'era Don Nicola Martella, arciprete di Vico. Ha detto: Don Nicola, fammi il favore, mi serve il sinodo. E dice tutto questo: mo ti apri. E me l'ha dato. Però io prima mi sono preoccupato di avere il sinodo tramite pellicole dall'archivio di Napoli, quindi ho speso parecchie. Alla fine ho avuto questa... Ho presentato al professore del Laterano, e dice: guarda, tu sei ancora fresco, giovane, non hai la mentalità storica per documentarti, non basta leggere il documento storico, devi anche avere la mentalità dello storico. Matura un po', e allora ho rimandato.
Siccome poi ho optato anche per storia e filosofia, devo presentare un'altra tesi. Quale tesi migliore? Allora, ho preso due giovani, gli schitelli, guarda, facciamo così. Ci sono i medici, gli schitelli, andatela a registrare. E così hanno fatto Don Gelorma, eccetera. E ho fatto questa tesi, la religione a Ischiderla, c'ho il libro ancora. Non ho lasciato dormire l'argomento di prima, ho continuato. L'occasione me l'ha data il Covid, stavo senza far niente. Allora che devo fare? Ritorno a studiare, e tutti i giorni. Però per avere documenti storici non basta il sinodo. Ho scritto a Cesena, poi vabbè, Manfredonia, ai Domenicani a Roma, che mi hanno mandato gentilmente quattro volumi scritti dai padri domenicani della Congregazione Domenicana di Roma, e tra l'altro c'era una lettera di ringraziamento di Monsignor Cesarano, all'epoca arcivescovo di Manfredonia, che ringraziava i domenicani dicendo: avete fatto un lavoro, ve ne sono grati. Tant'è vero che riportate la lettera di Monsignor Cesarano nel libro. Conclusione, ho presentato la tesi, tutto a posto. E allora mi è venuta l'idea, perché non aggiornare, perché non renderla più leggibile? Io non è che in italiano ero plus ultra, dopo sono diventato, perché correggendo, chissà quante orecchie mi hanno tirate, tipo padre Ferdinando, qualcuno di voi lo ricorda, padre Ferdinando di venerata memoria, lui era troppo nervoso, allora quando doveva parlare ti tirava l'orecchia, ma in senso buono. Sono arrivato alla chiusura di questo lavoro, ho detto lo voglio pubblicare, però a chi consegnare questo lavoro? Mi ero rivolto all'Auriola Vico, però ha detto, dice, guarda, per correggere il tuo lavoro rivolgiti al liceo classico di Vico, qualche professore come te di storia. Fra tanti che trovi il professore di storia che mi riesamini questo lavoro, passerà il tempo e anche l'idea. Alla fine, sulla pubblicazione delle riviste dell'esercito italiano, ho trovato quel simbolo che sta sul libro. DDS sarebbe l'editore. Adesso ci penso io. Dal mese di giugno all'attualità di oggi ci ha pensato tutto lui, con una collaborazione di diversi giornalisti. Ecco l'importanza, non basta essere giornalista ma anche storico, addentrato, specialista, e questo è frutto del lavoro, lo lascia lui a considerare. Adesso mi tocca anche presentarlo al vescovo per dire che ne pensi, e gli ho portato alcuni racconti che durante il sinodo i preti non hanno perso mai il vizio, cioè di bere il vino. E tra l'altro, tra le norme che lui dà ai sacerdoti, era molto rigido: mi raccomando, dopo la sessione del sinodo, se andate a ubriacarvi, io non mi accetto nel sinodo, quindi pensate alla parte spirituale. Questo lo diceva nel 1600-1700. Voglio concludere con un altro particolare. Ischiderla deve ritornare alla cultura, perché la figura di Pietro Giannone di Ischiderla ha avuto nella figura di questo Papa non un atteggiamento benevolo, ma un atteggiamento critico. Ha definito il triregno di Pietro Giannone summa iniuria, cioè la massima offesa che Pietro Giannone ha fatto alla Chiesa nel 700-600. Certamente lui era domenicano, siccome i domenicani predominavano all'epoca la congregazione, e il Papa con tutta la sua bontà ha dovuto cedere e ha condannato Pietro Giannone. A noi ci ha fatto un favore enorme, perché
Io ho consegnato per Papa Francesco, quando ho fatto i 50 anni di sacerdozio, il libro su Pietro Giannone, e ho detto al Papa, Galileo è stato assolto, Pietro Giannone si è fatto una risata, però non ha dato più risposta. Ciò si vede che pure lui è dell'idea dei domenicani. Ma, da buon gesuita. Esatto, però da buon gesuita, lui che è abituato, quando predica, loro fanno una specie di ragionamento filosofico, tesi, antitesi e sintesi. Quindi arrivata la sintesi, che... termino. No, volevo fare solo una parentesi. Ti volevo ricordare quando chiedesti l'atto di morte di Pietro Giannone a Torino, che cosa ti rispose il Paolo? Ha detto, padre, se vuole venire a Torino io lo accetto, ma ancora dietro queste favole va. Pietro Giannone è stato condannato, essendo detto, lei mi insegna che leggendo il Vangelo, il Signore è venuto sulla terra non per i sani, ma per i peccatori. Del resto, lui, Pietro Giannone, quando è stato in prigione, il giorno di Pasqua, quale cristiano oggi chiede il giorno di Pasqua, se sta in carcere, chieda al cappellano, io mi voglio fare la comunione. Lui ha detto al carceriere, guarda, chiedimi quello che vuoi, però io devo andare alla messa il giorno delle palme. Come si fa a dire che Pietro Giannone è andato contro la Chiesa? Del resto, lui se la prendeva con la Chiesa perché era troppo attaccata, legata ai beni temporali, era ricca, non pensava ai poveri, come Papa Francesco predica oggi. E quindi questo parroco mi ha fatto aspettare diversi mesi. Dopo alcuni mesi mi ha mandato per lettera postale l'atto di morte di Pietro Giannone, dove dice che è morto nella pace di Dio con i sacramenti. Se bisogna cambiare la storia, allora bisogna andarci con i piedi di piombo. Io non me la sento di dire Pietro Giannone ateo, no. Lui aveva pure un sacerdote che gli ha insegnati il latino e il greco all'epoca, nel convento di San Francesco. Ecco. E riallacciandoti al tuo discorso, volevo sottolineare come nell'ultimo libro a cui collaborasti pure tu, Inediti di Pietro Giannone, volume secondo, praticamente c'è una fotografia della prigione di Miolans in Savoia, dove fu detenuto il Giannone, e proprio nella sua cella c'era vicino alla parete la scritta Dio c'è, che si presume insomma che l'abbia scritta lui, perché insomma Pietro Giannone, pur essendo contro la Chiesa, è stato sempre un cristiano e, come dicevi tu, ha ricevuto tutti i sacramenti, si è confessato, l'estrema unzione, tutti i sacramenti insomma da buon cristiano. Purtroppo, diciamo, per quei tempi non era gradita la sua posizione, come vedemmo in un convegno che c'era pure uno scrittore di Vieste, che diceva che contemporaneo a Giannone ci fu un altro scrittore che fu più moderato, insomma, si seppe divagare meglio, diciamo, tra la Chiesa e, diciamo, quelle che erano purtroppo le cose che erano criticate sulla Chiesa, e lui praticamente fu più moderato, mentre Giannone si espose un po' troppo e quindi ne pagò le conseguenze. Comunque, allora lasciamo un po' questa parentesi e riprendiamo il discorso dalla presentazione del libro di Don Francesco. Io sono felicissimo di stare qui stasera a fare il relatore con Don Francesco, perché Don Francesco è una persona che io ho sempre stimato e con cui ho collaborato. C'è stato sempre un rapporto di stima, di amicizia, di collaborazione,
che risale addirittura agli anni 90. Io ricordo quando ci fu il terremoto del 1995 e purtroppo Don Francesco stava celebrando un matrimonio, il sisma fu così forte che crollò il tetto della chiesa di San Francesco e lui fu ricoverato in ospedale. Per fortuna, insomma, se la cavò, cioè non voglio ricordare questo brutto giorno, comunque è un fatto realmente successo. Dopo di questo, lui si prese cura di tutti i restauri della chiesa di San Francesco, dove riaffiorarono dei bellissimi affreschi, degli affreschi del 1500, che io sicuramente penso che siano della famiglia di Sangro, perché su uno degli affreschi c'è praticamente la scritta, la scritta finale dei Di Sangro. Poi riaffiorò anche lo stemma dei Dendice, che erano i feudatari di Schitella a fine 400, nel 1496, e stettero fino al 1550, fino a che non subentrarono i feudatari di Sangro. Quindi praticamente dei feudatari che ebbero il feudo di Schitella per circa 150 anni. E quindi diciamo che la chiesa di San Francesco è uno scrigno di tesori, gli affreschi che sono usciti poi sotto il tetto della chiesa. Ricordiamo che nella chiesa di San Francesco è sepolta pure la madre di Pietro Giannone. Io scoprì anche che addirittura nella chiesa di San Francesco erano anche sepolti i baroni Turbolo, e individuai addirittura la sepoltura dei, praticamente, dei baroni Turbolo, e con i documenti che praticamente c'erano nella chiesa madre di Schitella, questa mi diede la conferma che praticamente i baroni Turbolo erano sepolti nella chiesa di San Francesco, e fu sepolto anche un figlio del principe, insomma, quindi la madre Lucrezia Micaglia, madre di Pietro Giannone. Quindi è uno scrigno di tesori la nostra chiesa di San Francesco d'Assisi Schitella, che è stata per tantissimi anni curata da Don Francesco Agricola. A Don Francesco Agricola va soprattutto la mia ammirazione, la mia stima, perché lui, per quanto riguarda la storia locale, si è sempre dato da fare. Questa non è l'ultima pubblicazione, io penso che lui ancora si dedicherà, diciamo, alla storia locale. E volevo sottolineare come Don Francesco non ha pubblicato solo questo libro, ma qualche anno fa pubblicò proprio un libro su Pietro Giannone, che è questo qua, Cenni storici della vita e le opere di Pietro Giannone, e a cui io feci una recensione di tutte le chiese esistenti, diciamo, a Schitella, sia quelle che ormai non esistono più, sia di quelle attuali, quindi di tutte le notizie storiche. Poi collaborò anche ai miei due libri, Inediti su Pietro Giannone, il primo volume e il secondo volume. E un altro applauso particolare va a Don Francesco Agricola, perché è stata l'unica persona che ha fatto una pubblicazione di padre Ferdinando Montanari. Tutti gli schitellani di una certa età ricordano padre Ferdinando Montanari, che era proprio un prete di altri tempi, diciamo, perché lui si spogliava per i poveri, donava tutto quello che aveva ai poveretti. E quella epigrafe che c'è sulla sua casa natale, secondo me, è molto riduttiva, perché padre Ferdinando Montanari meriterebbe altro, insomma, meriterebbe di essere più valorizzato, perché addirittura qualcuno propose di farlo beato, addirittura mi pare che ci fu anche questa proposta. Poi lui ha pubblicato anche i suoi 50 anni di sacerdozio, quindi praticamente questa dovrebbe essere la sua sesta pubblicazione. Sì. Chiediamo se vuole fare un'altra domanda. Sì, vabbè, io posso anche concludere, perché dovrei parlare, diciamo, del libro, di che cosa tratta il libro, e io lascio a quelli che lo leggeranno il piacere di godersi la lettura di questo bellissimo libro, una pubblicazione che mancava, perché di padre Orsini, voglio dire, che fu anche praticamente Papa Benedetto XIII, voglio ricordare che fu un Papa e un Vescovo
che praticamente si diede da fare per la Chiesa, specie per la nostra diocesi, con molto zelo, come dice il titolo di Don Francesco, perché si preoccupò, specie nelle visite pastorali, io ho le visite pastorali, specie quelle di Schitella, praticamente si preoccupò di visitare tutte le nostre chiese delle diocesi e dare delle disposizioni, se c'erano delle chiese in stato di abbandono, insomma, dava delle disposizioni affinché praticamente si facessero dei lavori per renderle decenti, insomma, in quel periodo del 600, che poi era un periodo particolare. Voglio ricordare che le visite pastorali furono fatte nel 1675-1676, 20 anni dopo il terremoto terribile che ci fu nel 31 maggio del 1646 in Schitella, che distrutto totalmente in Schitella. Io potrei stare anche tutta la serata qua a dilungarmi, però, come dice Don Francesco, vorrei finire il mio intervento e quindi dare spazio anche a qualcuno del pubblico, se vuole. Abbiamo un illustre ospite, se vuole intervenire, prego. No, giusto per dire qualcosa, insomma. Prego, prego, venga. Sì, grazie, sono padre Mario Almicco della Chiesa Ortodossa Rumena. Vorrei ringraziare al principe per l'invito. Sono pure io appassionato di storia, innamorato delle chiese di Gargano, che conosco quasi tutte, perché facendo missione per la Chiesa Ortodossa, maggior parte le ho usate per fare sacramenti ai fedeli ortodossi. Sono sempre meravigliato quando vedo che ancora esistono dei affreschi che sono molto molto antichi e molto molto belli, e sono attaccato a questo fatto. Speriamo che dall'anno prossimo di introdurre in un circuito turistico maggior parte delle chiese antiche, iniziando con il santuario di Monte Sant'Angelo, con il monastero di San Marco, di San Matteo, a San Marco in Lamis. Così noi abbiamo fatto questo progetto, è nominato sulle tracce dei apostoli, e andiamo piano piano a visitare tutte le reliquie dei nostri santi antenati. Grazie per l'invito, principe. Don Francesco, grazie. Appena aspetto di leggere questo libro. Grazie a lei. Allora, anche con le giorni del pomeriggio, perché giustamente il giornalista ha detto: come mai questo interesse a Schitella? Ecco, per passare all'azione pratica, potete leggere dopo tranquillamente il libro a pagina 45, Schitella, non come paese ma come sacerdoti. Il capitolo di Schitella, non vi meravigliate, oggi noi siamo uno e mezzo, prima ne erano la bellezza di oltre 30. Tra questi, qualche cognome, penso Cirillo, non è cognome di Schitella, era Vieste, Don Francesco Cirillo, Don Gaspare di Blasi, vabbè, di Blasi esiste pure, Don Leonardo Galiera, cognome non esiste più a Schitella, Don Cesare d'Avoglio, sì, Don Bernardino di Napoli, cognome. Sì, ci sono ancora, la nostra famiglia sta a Stanicampo, la famiglia di Napoli. Allora, sentite, quando leggerete il libro, abbiate l'accortezza, come ho fatto per le testimonianze di padre Ferdinando. Ho chiesto ai ragazzi che facevano i chierichetti a padre Ferdinando, e mi hanno dato tutte le relazioni che ho riportato nel libricino. Quindi abbiate l'accortezza di consegnare a me o a lui o all'altro, lui è cittadino onorario da stasera, e noi poi aggiorneremo. Dunque, Don Giuseppe Merolla, canonico, oggi esiste, cioè non lui. No, c'è l'avvocato, sì, Merolla. Don Leonardo Moretti, non è cognome di Schitella ma di Rodi. Don Giovanni. Scusa, erano di Schitella e hanno spostato il capito e sono andati a Rodi.
E lui, tu che c'hai la mentalità storica, aggiornaci. Don Leonardo Serra, Serra è il cognome di Schitella. Don Cesare Antonacci, non è cognome di Schitella, Antonacci Carpino. Sabatelli, un cognome non noto a voi, però noto. Sì. Alla. Sì, quindi era un prozio di Pietro Giannone. Don Ettore Cirillo, Don Giuseppe Cocciardo. Cocciardo non è cognome di qua. No, sì, sono destini. Ormai più anni si perde ancora. Ecco, una novità. Il cardinale Papa Benedetto XIII, ecco la cultura che viene oggi avanzata, ci teneva per Schitella. E sapete perché? Non per Pietro Giannone, perché lui era contrario in quanto era domenicano, perché i sacerdoti di Schitella gli davano soddisfazione. Quindi quando c'è stato il sinodo nella cattedrale, non attuale di Manfredonia ma a Sipondo, il terzo posto lo osservava il capitolo di Schitella. Tutti e 30 i sacerdoti stavano al terzo posto. Carpino purtroppo non lo nomina. Però Papa Benedetto XIII ha consacrato la Chiesa Madre di Carpino. Sì, ma anche in Schitella c'è. Anche quella di Enrico, che erano subito il terremoto del 46. Sì. Ci sta pure una bella scritta che riporta questo evento su Marmo, alla Chiesa di San Nicola di Milano. Tutte le chiese cattoliche. Tutte le chiese cattoliche riconsacrate. Un'altra cosa, dottor Gerardo. Sì. Fece il sinodo, ma fece una diede in carico al notaio Barbera di stilare tutti i beni delle varie chiese della diocesi. Sì. E io ho questo documento per quanto riguarda me. Per quanto riguarda la chiesa madre di Carpino, la consacrò al culto, perché dopo la costruzione. Dopo il terremoto, è stata ricostruita quella chiesa. La stessissima cosa, c'è stato il terremoto, ma chi è stato? Ripeto, io non è che posso leggere tutto, altrimenti il tempo non lo permette. Vorrei suscitare in voi l'interesse che il Gargano era importante all'epoca, ma oggi è più importante. Perché è più importante? Perché è più importante? È importante perché è ricco di anime buone. Quindi è ricco di storia. C'è un aneddoto della chiesa dei pescatori che non esiste più a Pandano. Santa Maria di Pandano. Il cardinale andava con l'asino e allora ha voluto visitare questa chiesetta. Ha trovato la campana che non funzionava. La corda praticamente stava fuori. Ha richiamato i pescatori: se voi non restaurate queste cose, io vi tolgo il cappellano, l'eremita. Quindi era zelante ma anche rigido, tipo gesuita, diceva lui. La chiesa di Sant'Eustachio, per esempio, teneva tanti beni. Quella vecchia, però non quella attuale. Sì, quella vecchia. Dice qua la storia che il giorno di Sant'Eustachio gli allevatori di bestiame non solo il formaggio, se vendevano i buoi eccetera, il ricavato andava alla chiesa di Sant'Eustachio. Era ricca all'epoca, oggi è poverissima. Tanto è vero che se la devono restaurare c'è bisogno di tante cose. Poi è stato anche il fondatore dei famosi monti frumentari, cioè tipo banca. Alla banca si va per il mutuo oggi. Alle banche fondate da questo futuro Papa andavano i contadini
E se io c'ho da pagare questo debito, come faccio? Allora tu porti un quintale di grano. Con un quintale di grano si sdebitava. Un quintale, due quintali, come si faceva con i barbieri fino a pochi anni fa. Non voglio aggiungere altro perché poi vi stancate, no? Lo so che sono fatti storici. Dal pubblico c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa o fare qualche domanda? Sì, la cosa bella che io vorrei aggiungere. Venga qui per favore. Grazie. Sì. La cosa bella di Papa Benedetto XIII è che lui ha rinunciato ai beni materiali a favore di suo fratello per pensare alle anime. È stato veramente un pastore della Chiesa che ha pensato alla cura delle anime. Lui non ha pensato ai suoi beni materiali, li ha dati al fratello. E infatti io penso che c'è stato un altro Papa che gli ha dato delle belle indicazioni, Papa Bonaventura. E questo è stato veramente bello, diciamo, per la Chiesa di quel tempo, un Papa che rinuncia ai beni materiali per dedicarsi ai poveri, per dedicarsi alla Chiesa, alla Sposa di Cristo. E questo è un esempio per noi oggi, pensare non alle cose materiali, ai beni, ma pensare alla salvezza delle anime, alla cura delle anime. Sì, io penso che questo oggi è un esempio per noi, anche se sono passati tanti secoli. Lui ha pensato non ai beni materiali che l'ha dati al fratello, ha detto prendi tu tutto quanto, io voglio pensare alla cura della Chiesa, alla cura delle anime. E infatti lui un po' ha rivoluzionato tutta la Chiesa, l'ha rimessa in ordine a vari livelli. Ogni diocesi doveva avere ordine nelle parrocchie, con gli archivi che dovevano essere ordinati, tutto quello che c'era stato prima, che era tutto disordinato, lui l'ha messo in ordine. Dovevano registrare le nascite, dovevano registrare i matrimoni, dovevano registrare i morti, dovevano registrare i beni della Chiesa. Ha fatto proprio una rivoluzione per tutta la Chiesa. Papa Benedetto XIII. Sì, sì. Allora io sono questo. Venga qua. No, 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 sì. Posso parlare, non c'è la voce alta. Sì. Se non è chiaro, sì. Se volete sapere, le donne prostitute dell'epoca, cioè, sì. È stato il concilio di Trento che ha istituito il fatto di Il concilio. Sì, anche il concilio tridentino, ho capito. Ho capito. Sì, lui ha fatto una bella parte anche. No, scusa. Allora, è stato il concilio di Trento ha istituito, ha seguito. Lui ha fatto molto, che è quello detto dal concilio di Trento. E lì si è applicato. Non solo questo, ma lui ha istituito, fu fatta da lui. Allora, un secondo, facciamo terminare al Signore e poi interviene, sennò, Grazie, noi abbiamo avuto il Papa di famiglia Gian Pietro Carrafa, Paolo IV, e sappiamo già quello che è successo prima con la riforma, con il Concilio Tridentino, quello che è successo, e infatti poi lui ha ripreso successivamente quello che aveva deciso il Concilio Tridentino, perché si vivesse nella Chiesa una nuova aria, una nuova esperienza di vita e di fede, quello che Papa Benedetto XIII ha cercato di portare nella realtà del valore delle anime. Anche Lutero, quello che aveva contestato Lutero era la corruzione nella Chiesa. C'è stato proprio un rinnovamento poi attraverso la nuova aria che lui ha portato, Benedetto XIII, ha portato una nuova realtà per la vita quotidiana della Chiesa, per i fedeli che dovevano vivere il cristianesimo puro, santo, sincero nella loro vita quotidiana di ogni giorno. E Papa Benedetto ha dato un po' di ordine nella vita quotidiana delle diocesi, nella vita quotidiana dei capitoli, dovevano vivere quello che la Chiesa predicava. Una Chiesa che predicava Cristo doveva vivere Cristo nella semplicità di ogni giorno.
quello che dobbiamo fare pure noi oggi. Grazie. Grazie a voi. Non vi leggo qualche brevissima pagina. Pagina 57, c'è la cartina topografica della diocesi nostra. Non si chiamava San Nicandro all'epoca, San Licandro, lì con la lella. No, oggi noi diciamo San Nicandro. Qui c'è scritto, 17° secolo, San Licandro, Santa Maria di Varano, Vieste, Ischiderla, Vieste, Porto Greco, Monte Sant'Angelo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, il fiume Candelaro, e poi c'è un nome, Lesina, non Terracina, Percina, così si chiamava all'epoca. Cioè sarebbe Apricina, Percina si chiamava, quindi. La capitale non c'è sta, Carpina. Non ci stavano. La capitale, si sono dimenticati. Carpina, per sapere, oggi in 81. Sacerdoti 22, era ricco, no? Grazie. Altri interventi dalla sala? C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Io passerei adesso qualche minuto anche al nostro ospite d'eccezione, Principe Christian Agricola, che da bravo ospite ha portato dei doni. Cioè siamo in tempo natalizio, però si vede qui lo spirito anche di fatto di un animo, come dire, nobile, che viene a far visita in un paese, la masseria di Varano. Lui la conosce, no? All'epoca c'era anche il conde nobile, eccetera, mandavano i servi a fare spesa a Carpino, e siccome uno di questi bisnonni, trisavoli, quella mattina doveva fumarsi il sicario, il fumatore, e non tenendo carta normale come teniamo noi oggi, ha preso un carlino, sapete, la moneta dell'epoca, e ha acceso un sigaretto con il carlino. Ma per dire che erano troppo ricchi, però erano pure generosi, ecco. Il carlino era una moneta, sì, di metallo, non c'era carta. Il carlino, ma gli spiccioli, vabbè, ma mica potevano portare. Sì, ma mica potevano portare il sacco di monete. Non c'era proprio nulla. Ho capito, ma c'era la carta con la figura. Le cambiava. A cambiare. Ma la paga non esisteva. Comunque, accesi il sigaro con la moneta. Ciò vuol dire che. La paga non esisteva. Non è. Chi conosce la storia? Si vede che a Carpini i carlini non c'erano. Carlino è una moneta presa dal primo re del regno del Due Sicilie, di Borbone. C'erano i carlini e c'erano i tornesi. E le monete dell'epoca erano tutte monete di oro, di argento e rame. Banconote non esistevano. Prendiamo atto. Sappiamo però che nel 65 a Panni c'era ancora il baratto. Nel 1965 un ciclista arrivava lì dal parrucchiere, dal barbiere, che non accettava denaro. Dice: che devo fare con denaro? Dice: se c'hai un chilo di farina, un pezzo di pane, un po' di. Giuseppe, io mi ricordo come un sogno che il barbiere a Carpino girava con l'asino, andava alle case di persone che per 4-5 mesi andavano a radersi a fare, e poi andava a tirare il fumetto, il cacciocavallo. Che epoca era? Io mi ricordo. Allora, io sono del 60, mi ricordo come un sogno, perché un barbiere abitava proprio sopra casa nostra. E mi ricordo che 65. Però mi ricordo che si chiamava Battista, questo qua, diceva che era un po' c'era il Battista carica.
Tollase. E io mi ricordo da bambino che mi piaceva sempre apprendere queste cose e mi ricordo bene questo fatto. Quindi, grazie, grazie. Grazie, anche su queste tradizioni popolari bisogna fare un libro. Assolutamente, se no si perdono nei meandri della... Implicitamente stiamo riscoprendo tutta quella cultura tradizionale che abbiamo non nascosta, distrutta. Abbiamo distrutto le chiese importanti. Abbiamo tante ville per le arti. Don Francesco, io stasera proprio per caso ho parlato con Peppino. Proprio oggi pomeriggio, per caso, ho visualizzato delle foto del 62, un matrimonio di un mio lontano parente, e gli ho raccontato a Peppino. La scalinata della chiesa madre di Carpino, tutta in pietra, ma di una bellezza straordinaria. Il portone d'ingresso, secondo me, originale del 1600, tutto cambiato, tutto cancellato. Cioè, tante volte io mi chiedo, ma con che sfrontatezza queste persone hanno cancellato questa sublima bellezza? Per non parlare delle strade, delle piazze che avevamo. Come i nove gradini presenti nella chiesa di Sant'Eustachio, che vengono citati qui sul libro, dove c'era la motivazione. Alla chiesa madre di Schiterla è un dato storico che io, il sacerdote che stava prima, l'avrei denunciato. Sapete perché? A proposito dei nuovi gradini, quella era stata eretta per opera di questo Papa, con l'indulgenza. Io quando ho preso messa mi ricordo che ho fatto i nuovi scalini e poi si arriva con l'altare bellissimo di marmo. Quella è stata una rovina del conte, una ricchezza. Era il primario dell'ospedale degli inguaribili di Napoli, no? E quando è morto, anziché lasciare soli i soldi, ha voluto far restaurare il pavimento di Sant'Eustachio con la dedica. Ci hai fatto caso? C'è. Quindi, come facciamo a togliere quella ricchezza morale di quell'epoca? Si fa presto a togliere, però una volta tolto, che ci mettiamo? La chiesa, questa chiesa che dicevo, San Nicola di Mia, adesso è un portone di ferro. Bisogna difendere la storia, per chi vuole difendere deve combattere. Chi non la vuole difendere, la vuole distruggere, vince il campionato della distruzione della storia di un paese, di un popolo. Io ho girato tante chiese. Ho visto un fatto che ho saputo che è specifico solo sul Gargano, il soffitto coperto di questi bei teli dipinti. Come sta a Carpino, ma stava dappertutto, seguito a San Cirino, sì. Sì. E poi piano piano si perde perché non riusciamo a portare dei restauratori a un prezzo basso per ripristinare questi teli. Così la gente li comincia a lasciare rovinare fino a quando iniziano a cadere da soli. E poi si perdono. Penso che si deve parlare pure del fatto che le istituzioni si devono preoccupare più anche di questo fatto del restauro di una chiesa, di un palazzo, di qualche angolo, perché si perdono dei valori tremendi. Non possiamo dire, come è stato il caso con la Notre Dame, no? Si è bruciata. Tutto il mondo ha partecipato per restaurare. Adesso dico io, facciamo come una cosa per capire, chiesa di San Cirillo, dai, adoniamo dei fondi per salvare quel bel telo a San Cirillo. Si spendono per batterie, forche, esatto. Sì. Spende di più per gli artifici invece che per ripristinare una cosa che è storia. C'è la parola del principe. Già, se guardiamo sul Gargano, che io così ho saputo da Don Celestino e dagli altri, anche da Don Giacomo, che maggior parte delle chiese sul Gargano avevano questi teli molto belli, si perdono perché non ci sono soldi per restaurarli. E nessun sacerdote non si vuole assumere pure questo fatto. Dice, lo togliamo, lo ripristiniamo, lo mettiamo a posto, perché una volta tolto è sicuro che non verrà mai messo. No,
in risposta a Padre Miriam, ma anche ad altri. Il problema dell'Italia, che non è un problema sostanzialmente, è un museo a cielo aperto, ma un museo culturale non soltanto di edifici storici, ma anche, ecco, della cultura storica, delle radici, delle tradizioni. Questo è importante. Vedete, c'è talmente burocrazia in Italia, ma come c'è talmente consumismo, che io li metto sullo stesso binario, burocrazia e consumismo. Uno si può chiedere in questo momento perché. Semplice: la burocrazia sta fermando, ecco, ripristini, i valori, i restauri conservativi, le ristrutturazioni. Il consumismo sta distruggendo le tradizioni popolari, le tradizioni della famiglia, il ricordo delle radici. Quindi, consumismo e burocrazia. Oggi siamo nel secolo, purtroppo, di queste due cose. E noi, che comunque siamo anche in questa sala perché amiamo la storia, noi ormai siamo come dei Don Chisciotte. Noi chiamiamo la storia, chiamiamo la cultura, che cerchiamo di ricordare le nostre radici, le nostre origini. Proviamo a chiedere ai ragazzi di oggi un canto popolare. Proviamoglielo a chiedere. Stiamo facendo dei progetti anche in Molise, parlando con le persone un po' più anziane, il recupero, scrivendo dei libri sui canti popolari. Sapete quanto è difficile mettere per iscritto i canti popolari di una città, di un paese? Difficilissimo. Sì, perché bisogna andare innanzitutto casa per casa dalle persone anziane, registrare come viene cantata quella canzone, poi riportarla su questo libro. Oggi i ragazzi di oggi non sanno questo, non sanno cosa significa. Come abbiamo detto, sì, ma è giusto anche il fuoco in aria, le luci, l'albero di Natale. È bellissimo tutto questo. Però oggigiorno, se andiamo in una scuola, non esiste scuola dove propone come educazione il canto popolare, la cultura, la storia locale. Benissimo studiare la storia. Io ho un figlio di 11 anni, quindi vedo, leggo anche ciò che lui studia. A volte sto zitto perché gli andrei a insegnare una materia dove lui diventerebbe il professore a scuola. Quindi lo lascio un po' studiare ciò che viene riportato su determinati testi. Ma nel momento in cui mi sono ritrovato a leggere in un testo, parlando di araldica a questo punto, dove il primo stemma che si ricordi è del 1411, mi sono fatto il segno della croce in maniera ortodossa, Don Francesco, perché il primo stemma che dobbiamo ricordare è del 1127, e questo purtroppo viene riportato nei libri di testi scuola. Quindi, consumismo. Ti posso dire un argomento? Io ho avuto la chiesa da restaurare. La burocrazia mi ha creato tanti problemi. Il giorno del terremoto, il settimo grado, io non ho mai visto tanti personaggi, ministri, sottosegretari, altri. E allora poi dall'altare gliel'ho detto. Quando muore una persona, allora vi sentite vivi. E in un'altra occasione, i giorni che era morto il figlio di Ripoli, che voi ricordate, di quello di Sino, e vennero il ministro, il presidente della regione, ha detto: bella roba. Pettorito, certo, per stare al primo posto. E poi, passato quel momento, finito tutto. Le belle arti, quando io ho avuto, si sono la prima cosa che hanno detto, dice: ma noi di soldi non ne teniamo, ci devi pensare tu. Il vescovo ha detto la stessa cosa: ci dovete pensare voi, ai fedeli. E i fedeli hanno detto: noi ci pensiamo, però non possiamo mai arrivare a un miliardo. È venuto incontro finalmente la burocrazia. 1 miliardo stanziato dallo Stato, dalla Regione, suddiviso: l'1% al Comune, 50%
al direttore dei lavori. Praticamente le opere non possono mai avere un esito se non c'è quella coerenza, coscienza. Ma sono soldi dati dallo Stato, facciamo fine e si va avanti. E noi perdiamo giustamente le opere da presentare ai turisti. Ai turisti qua di Schitelli che presentiamo? Se presentiamo Pietro Giannone. Un paio d'occhi. Un paio d'occhi. Però vedete, Carpino ci ha superato, c'ha le tradizioni. Grazie a tutti per questa fervente partecipazione del pubblico. Ringraziamo anche chi ci sta seguendo da casa e concludiamo con il principe Christian Agricola che ha preparato un... Più che ho preparato, come ho detto, ho portato a Don Francesco questo dono che viene direttamente dalla Terra Santa, che è stato benedetto da Sua Eminenza il Cardinale, e mi auguro che questo dono possa piacere al Reverendo Don Francesco. Che lo può aprire ovviamente, lo può aprire ovviamente, certo, assolutamente. No? Facciamo aprire. No, no, lo deve aprire lei dopo. Beh, questo è il bello dell'ecumenismo. No, deve semplicemente alzare la... È una croce d'oro che viene diretta, questo è oro, proprio oro massiccio, viene direttamente dalla Terra Santa e porta la scritta lì sopra, Gerusalemme. Nulla, grazie. Ebbene, noi che possiamo dare al principe? Daremo l'amicizia per sempre, in un giuramento ufficiale stasera, il libro che per lui è un grandissimo valore, vedevo prima che lo sfogliavo, lo rivedevo, e ringraziamo anche il principe per questo dono di questo opuscolo che ha una ricerca importante dentro sugli stemmi, che gli stemmi ci insegnano, che ci comunicano una storia. L'iconografia anche delle chiese, ma anche tante altre cose, le pitture, gli affreschi, raccontano come le statue di bronzo, quelle resistono pure ai bombardamenti, diciamo così, raccontano una storia che magari non si può scrivere sui libri. Lo stemma, il principe ci ha dato questa opportunità stasera di riportare a casa un lavoro importante donato con il cuore da una persona che non è di Schitella o è di Schitella? La mia famiglia è andata via da Schitella nel 1938. Perciò le origini sono di Schitella e perciò aspettiamo la cittadinanza onoraria qua come minimo. Insomma, ci batteremo. Abbiamo fatto la richiesta, siamo ancora in attesa. In attesa di giudizio. La tipografia, non adesso, secolo passato. Tanto è vero che gli opuscoli della Chiesa all'epoca, la preparazione alla confessione, eccetera, venivano stampati dalla tipografia Agricola. E sapete il locale dove? Il vecchio comune, appena si entra quello stanzino dove ultimamente andavano i cani randagi. No, i domenicani. Con tutto il rispetto. Cioè noi siamo famiglia umile, ecco perché io ho preferito sì, la presentazione del libro, però più che la presentazione, leggetelo. Mi è stato detto dall'editore, l'ho detto all'inizio, che addirittura alla Fiera del Libro di Roma sono passati dei forse pugliesi, marito e moglie. Ah, dice, questo libro lo conosco. E come lo conosci? Perché questo Papa è stato nominato cardinale a 21 anni. Le vie eccezionali, le famiglie ricche. Quindi. Allora io mi auguro che Schitella
Noi teniamo un attivista, vieni qua. No, devi venire. Dai, lo vuole papà e mamma. No, no, è per dimostrare l'interesse che dà a Ischiderna. Sì, lui ha fatto veramente tanto per tutto il paese. No, 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 ma fatti conoscere, per carità. Va bene, non lo conoscete come... Tieni contento a loro. Eh no, mi preoccupo perché può sembrare che io dica parole a vuoto. Figli miei, va bene. Merita una medaglia non di Carlino, ma di oro. E lo dimostra perché lui ci tiene per il restauro delle chiese. La chiesa Purgatorio, la chiesa Sant'Eustachio, ha fatto restaurare Sant'Eustachio da generale. Che più? Grazie a tutti per la partecipazione, telespettatori che ci hanno seguito su diretta Facebook. E, grazie e speriamo di incontrarci con un prossimo libro di uno di questi tre personaggi importanti che Ischiderla ha prodotto in questi ultimi. Portatelo a casa vostra, leggetelo insieme. Quando la televisione non trasmette cose buone, allora leggete la storia e tra di voi discutete. Con una relazione dopo, nel prossimo incontro, dice noi abbiamo letto questo, abbiamo... Ecco. Auguri di buone feste, buon Natale a tutti. Buonasera a tutti, grazie.